50 anni di storia e di vite vissute, un'infrastruttura che in mezzo secolo ha letteralmente cambiato la vita del Nord Barese, consentendo a migliaia di pendolari, lavoratori e studenti di raggiungere quotidianamente senza affanni il capoluogo pugliese. Non ci sono altre parole per descrivere una delle infrastrutture più importanti della Puglia, la ferrotranviaria, che ha celebrato i 50 anni della sua prima storica inaugurazione. Un evento memorabile con l'allora presidente del Consiglio Aldo Moro a Bari per il taglio del nastro, così come racconta la nipote del conte Pasquini, oggi presidente di Ferrotranviaria. Bella storia per il territorio e per la mia famiglia, perché ha cominciato mio nonno, c'è stato mio zio, c'è stato mio padre, c'è stato mio fratello e adesso ci sono io. Per cui, devo dire la verità, è anche un orgoglio della famiglia. Abbiamo voluto festeggiare i 50 anni dell'apertura della linea, che era esattamente il 30 settembre del 1965 con Aldo Moro e il ministro dei trasporti, e in questa occasione abbiamo voluto guardare anche un po' al futuro, nel senso, facendo questo convegno, a vedere le prospettive che ci sono nel trasporto con i massimi esperti del settore. Nella due giorni di celebrazioni del cinquantennale, un convegno importante e qualificato sul trasporto pubblico locale, sulle criticità e le prospettive, così come spiega il direttore generale dell'azienda Massimo Nitti. Io personalmente ritengo che la Puglia sia veramente nel panorama trasportistico nazionale un'eccellenza, perché sono stati fatti una serie di investimenti che rispondono a delle strategie trasportistiche e questo ha già portato dei risultati e ritengo porterà risultati ancora più incisivi. Ferrotranviaria, proprio in questo contesto, attraverso una serie di investimenti, oggi ha una rete che esprime delle potenzialità di trasporto notevoli. Quest'anno contiamo di raggiungere 9 milioni di viaggiatori, l'apertura col collegamento aeroportuale 2 anni fa, l'apertura prossima, fra qualche mese, alla nuova stazione del quartiere San Paolo. Fa tutto parte di una strategia trasportistica e soprattutto quello che ritengo sia assolutamente importante è l'idea di mettere a sistema tutta la rete regionale pugliese, circa 1700 km fra rete nazionale e rete regionale, che aprirà degli scenari trasportistici interessantissimi. Nella storica sede della Camera di Commercio di Bari è stata allestita ed inaugurata una mostra fotografica sui 50 anni di storia della ferrotranviaria, dalle foto con Moro a quelle delle stazioni ferroviarie, fino ai momenti di vita vissuta di una delle aziende più floride della Puglia.